Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo con Pietro e Enrico. Oggi faremo un video dove ci presenteremo e parleremo del nostro canale YouTube. E ci sarà un da parte di Giuseppe dietro le quinte, lui ci farà delle domande dove spiegheremo la nostra, diciamo, vita e il nostro canale. Allora, iniziamo con le domande. Come vi chiamate? Enrico. Pietro. Quanti anni avete? 13. Fate uno sport? E se sì, quale? Io facevo lo sport da piccolino e facevo nuoto, però dopo ho abbandonato per motivi di trasporto. Io faccio adesso calcio e gioco nella squadra del mio paese. Che cosa avete fatto in questa quarantena? Ah, io sono stato normale, ho giocato con mia sorella e sono uscito anche con i miei amici. Ho giocato alla play con i miei amici. Il vostro backstage? Allora, il nostro backstage è formato da me, Pietro, che vedete, e da altre due persone, il cameraman, che adesso sta facendo il video, che si chiama Michele. Ciao. E Giuseppe Angelicchio, che ci sta leggendo le domande. Ciao. Poi più là si aggiungeranno anche altre persone. Come vi siete conosciuti? Noi ci conosciamo dall'asilo, siamo andati a scuola insieme e fino ad oggi. Tenete fratelli, sorelle? Io ho una sorella. Una sorella. Come e quando avete pensato di aprire questo canale? Allora, il canale abbiamo pensato di aprirlo insieme come un atto di amicizia tra noi due, tra me e Pietro. E abbiamo deciso di aprirlo quest'estate, veramente lo dovevamo aprire proprio nel periodo del boom del coronavirus, però c'erano gli esami di terza media e perciò abbiamo rimandato ad adesso. E abbiamo deciso di aprire il canale per come nostro hobby, per provare la sensazione di youtuber. E questo esame, com'è andato questo esame di terza media? Questo esame di terza media è andato bene e chi lo dovrà fare l'anno prossimo vi dico di non aver paura, perché la sensazione che si prova prima è ansia, paura, e anch'io ho provato, però quando arriva il momento hai pure quella felicità e quella sensazione di libertà, perché dopo ti liberi dopo questo esame. Le mie sensazioni riguardo all'esame sono che è stato un esame che ci ha abbastanza agevolato, perché era molto facile e quindi è stato un esame molto facile. E le tue sensazioni quali erano? Cioè d'esame proprio? Quando siete usciti in questo esame? Io con 7. Io con 8. Che cosa farete in questi video? Nei video faremo delle challenge tra noi due e tra anche altre persone che si aggiungeranno nei nostri futuri video. E faremo anche delle esplorazioni di posti, cioè tipo di boschi, di case abbandonate. Però la maggior parte saranno le nostre challenge. Farete dei viaggi insieme da youtuber? Sì, abbiamo programmato di andare l'anno prossimo, se continueremo a fare youtuber sempre, andare in Ucraina con tutto il nostro backstage e andare là a fare dei video, diciamo per 2 o 3 settimane, dei vlog. Ok, grazie. Dici